Aspettiamo che si colleghi qualcuno. In quel momento non vedo collegato nessuno. Quindi l'occhietto là in alto a sinistra, quello ci dice 2. Quindi, come sempre, invito se ci sono delle persone che si sono collegate a scriverci un messaggio, così sappiamo che ci siete. Aspettiamo un attimino che ci siano un certo numero di persone e poi partiamo. Perfetto. Al momento ne vedo due. Pochi ma buoni, come si dice. Pochi, ma buoni. No, ma non è poi il numero che vediamo qui, ma è quanto il numero delle visioni che vengono fatte poi successivamente, siccome rimane registrata la puntata. Certo. Sì, così ognuno se la guarda quando può, ovviamente. Esatto, sono tanti. Siamo quattro, dai che stiamo andando in logaritmica. 6. 2, 4, 6, partiamo. Bene. Allora, buonasera a tutti voi che ci seguite dal gruppo Bridges of Light e buonasera soprattutto al nostro ospite, Daniele Biasini. Buonasera, ciao a tutti, buonasera. Allora, Daniele, che è un caro amico, non da tanti anni, devo dire, non è molto che ci conosciamo, ma è un'amicizia intensa, breve, di breve durata, ma intensa. Daniele è psicologo clinico, medico, chirurgo, ha due lauree, però anche questo secondo me è limitativo nel descriverlo, piuttosto limitativo, perché Daniele si occupa della salute delle persone a tutto tondo, un concetto propriamente veramente olistico, che abbraccia quindi tutti i vari aspetti dell'essere umano, dal fisico, ma non si ferma al fisico, all'energetico. Al mentale, quindi psicologico, all'emozionale. Ma diciamo che Daniele lavora a tutto tondo su tutti questi aspetti, e per lui, come per me, questo penso sia una cosa che ci accomuna, la malattia altro non è che un messaggio iniziale tramite il quale c'è la connessione con un paziente, ma la malattia poi diventa lo strumento, il messaggio che viene portato al paziente e a noi medici per poter approfondire e accogliere il paziente in una maniera totale e anche curarlo in una maniera totale. Ciao Daniele, buonasera. Grazie Ciao, buonasera e grazie di avermi invitato. a te per aver accettato. Allora, l'argomento della serata, io l'ho riproposto come me l'hai dato tu, è il modello della vasca e la medicina di segnale. No, devo dire che, benché sia dentro la medicina olistica da alcuni anni, mi sfugge, quindi adesso sono molto incuriosito anch'io di sapere, partiamo dalla vasca, cos'è il modello della vasca e cosa intendi per questo modello della vasca? Allora, faccio una premessa che è questa. Per me un discorso fondamentale quando sono con le persone che curo, con i pazienti, è quello di essere comprensibile. O, come mi diceva un mio giovane paziente, di parlare potabile, che lo trovo veramente giusto e sano. Perché una delle cose che mi stava più sulle scatole quando ero paziente era che non riuscivo a comprendere esattamente cosa mi dicesse il medico dall'altra parte. Quindi era un po' frustrante questa cosa. Quindi mi ricordo proprio una visita particolare che feci con un grande luminare, che mi fece una visita umanamente scandalosa, direi, e che si concluse però con il fatto che nel mio cuore, nella mia mente, scattarono questi meccanismi che mi fecero dire: ok, un giorno io farò questo stesso lavoro, ma spiegherò bene alle persone cosa significa quello che hanno e cosa significa quello che io voglio proporre come terapia. Quindi il modello della vasca nasce essenzialmente da un'ispirazione che mi è stata data dalla mia più grande maestra di medicina, che è stata la mia nonna materna, che Dio l'abbia in gloria, e che, avendo la terza elementare e facendo la contadina, aveva sempre avuto una grande sensibilità nell'osservare i fenomeni naturali, gli animali, le piante e gli esseri umani. E quindi mi aveva passato fin da piccolo l'idea che la medicina, la salute e la vita in fondo sono delle cose semplici, niente affatto banali, ma semplici.
Quindi negli anni ho sviluppato anche grazie alla collaborazione con il dottor Capello questo modello che ho chiamato il modello della vasca, che serve proprio per spiegare ma come funziona la salute dell'uomo in maniera molto molto semplice. Allora, dobbiamo immaginare una vasca fatta di quelli che vengono definiti i tre tesori dell'essere umano dalla medicina cinese, che sono il corpo, il mente-cuore e lo spirito. Quindi il corpo è quello di cui si occupa la medicina, tendenzialmente oggi a pezzettini, quindi ogni specialità medica si occupa solo di un pezzettino del corpo. Il mente-cuore in Occidente viene reso come la parte cognitiva, quindi quella mentale, e la parte emotiva, emozionale, quella del cuore, e ha a che fare con la consapevolezza dei nostri pensieri che ci viaggiano in testa, del nostro dialogo interno, del nostro colore emotivo, di quello che noi abbiamo nel cuore come sensazioni, sentimenti e così via. La consapevolezza del corpo invece si rifà all'ascolto del corpo, la nostra posizione nello spazio, come sentiamo i visceri, che sensazione abbiamo da tutti i nostri milioni di recettori corporei che servono proprio ad adattarci all'ambiente. E infine lo spirito, lo shen nella medicina cinese, che è la parte più rarefatta, la parte più sottile. Ed è essenzialmente però il nostro centro, diciamo, è la maglia da cui tutto origina, quella maglia invisibile a cui poi noi ritorniamo e da cui originiamo. La consapevolezza dal punto di vista spirituale per me ha a che vedere con il concetto dell'intuizione come intelligenza che la può indagare, che la può percepire, ed è proprio vicina al concetto di senso con la S maiuscola, cioè Steiner diceva che il senso più profondo della vita è dare un senso alla vita e penso che questo sia un aspetto molto molto importante. E oggi con i pazienti cerco anche di fare questo, quindi parto dal presupposto che tutto quanto quello che ci capita abbia un senso profondo. Il caso non esiste assolutamente ed è il modo in cui noi chiamiamo il disegno prima di averlo chiaro. E che è quello che succede la maggior parte delle volte. Però, se noi abbracciamo un'ottica in cui ogni cosa che su ci succede ha un senso, anche se nel momento non lo possiamo capire, credo che ci dia una possibilità di comprensione, di apertura e di capacità di accogliere quello che succede, che è veramente enorme ed è quello che manca alla nostra vita, no? Nel senso che penso che molte delle malattie, molti dei disagi che noi vediamo e che curiamo nei nostri pazienti derivino proprio in prima linea da una perdita di senso. In questo ultimo periodo poi stiamo vedendo la mancanza di senso di tantissime cose, no? Quindi se noi non diamo un senso alla nostra esistenza, alla nostra vita e a tutto quello che ci capita, a un certo punto ci troviamo in mano una sorta di vacuità, un vuoto. Ma non un vuoto come shu, che è la massima espressione, un vuoto come mancanza. Quindi sentiamo che manca qualcosa, no? E quindi ci limitiamo magari a sopravvivere o a vivere in una maniera più piatta, più grigia, quando potremmo invece abbracciare, la vita in una maniera diversa. Quindi dobbiamo immaginare questa vasca fatta di questi tre strati, appunto, che sono il corpo, il mente, il cuore e lo spirito, che è come se fossero una lega. Quindi sono elementi distinti, ma inestricabilmente connessi, quindi hanno una relazione, si dice olografica, cioè il tutto è nella parte e la parte è nel tutto. Quindi già dentro il corpo io posso vedere il mente cuore e lo spirito, dentro il mente cuore posso vedere il corpo e lo spirito, e dentro lo spirito posso vedere corpo e mente cuore. Questo perché tutto l'universo, noi compresi, è formato a partire da strutture frattaliche che si ripetono, e quindi questo è un po' il modello matematico di generazione della realtà. Aspetta, faccio un inciso perché questo secondo me quello che hai appena detto è estremamente importante. Ancora molti parlano di malattie psicosomatiche. Io credo che però alla luce anche di quello che hai detto, di quello che pensiamo entrambi, è riduttivo forse parlare di psicosomatica, come se ci fosse questa psiche che agisse sul soma. In realtà, come dici tu, in questa vasca questi elementi sono tutti profondamente interconnessi poi uno all'altro, se ho ben capito, no? Assolutamente sì. È Sì, l'uno che infatti l'altro. sì, il discorso una malattia è sempre, a mio avviso,
pneumopsicosomatica, quindi ha sempre una componente di spirituale, che è il messaggio della malattia, una componente psichica, che è un po' la parte emotiva della nostra reazione e di come noi viviamo con quella cosa, e una componente fisica che è proprio il disturbo fisico in sé. E la cosa interessante da dire è che questi tre livelli viaggiano insieme e ogni volta che si affronta la malattia, ogni volta che si affronta la situazione del paziente, si possono utilizzare questi tre livelli per vedere la situazione sotto molteplici punti di vista, no? Come se fosse proprio un obiettivo che ruotando va a illuminare una faccia diversa. Quindi, come dicevo, questi strati della vasca sono completamente uniti e indistricabilmente connessi. E la vasca, come tutte le vasche, ha uno scarico. Lo scarico è quel punto della vasca da cui l'acqua può uscire. La vasca, ovviamente, ha anche un rubinetto da cui l'acqua entra. Certo. Ora, in questo modello, che cos'è l'acqua? L'acqua è una delle parole più inflazionate della nostra epoca, insieme ad amore. L'acqua è lo stress. Dove per stress intendo qualsiasi discrepanza tra le richieste che mi vengono fatte dall'ambiente e le offerte che io come sistema uomo posso dare. Facciamo qualche esempio. Sì. È stress il fatto che io, abitando a Milano, respiro un'aria in cui c'è dentro il piombo, il cadmio, eccetera, tantissimi polveri sottili, e questo per i miei polmoni ovviamente è uno stress. È uno stress anche il fatto che bevendo acqua dal rubinetto uno assume anche lì metalli pesanti, arsenico, sappiamo tutto lo scandalo dei livelli di veleni che vengono aumentati di anno in anno al posto di toglierli, come se la soglia umana potesse metabolizzare più arsenico oggi di 40 anni fa, cosa che ovviamente assolutamente non è reale. E pensiamo anche al cibo, ok? Quindi quello che noi mangiamo, le nostre allergie, intolleranze alimentari, ma anche gli interferenti endocrini, tutti gli inquinanti dei cibi, i pesticidi e tutti questi aspetti. Ovviamente queste cose faranno entrare acqua nella vasca, che pian piano, il cui livello pian piano aumenterà. Ma è stress anche il fatto che noi tutti abbiamo un lavoro, un'occupazione, che ci porta via tempo, risorse, attenzione. È stress anche il fatto che abbiamo una famiglia, sicuramente di origine e a volte anche una che noi costituiamo. E è stress il fatto che abbiamo delle relazioni che non sono solo quelle familiari e lavorative, ma anche amicali e di altra natura. È stress il fatto che noi siamo alla fine un essere, un unicum, ok? Per cui io, Daniele, alla fine devo decidere cosa fare, anche se il mio corpo a volte vorrebbe una cosa, il mio mente e cuore un'altra, il mio spirito un'altra ancora. Ma alla fine, siccome queste tre parti si muovono insieme finché sono dentro al corpo, questa cosa deve essere decisa all'unanimità. E questo può essere ovviamente uno stress. E dall'altra parte, ovviamente, c'è lo scarico. Quindi la prima cosa da notare è che non sono le cose di per sé, cioè non è che il lavoro di per sé sia stressante. Io ho la grazia di fare un lavoro meraviglioso e che adoro, quindi per me il lavoro non è uno stress. Per un'altra persona che invece a cui pesa il lavoro, che ha un capo vessatore o che litiga con i colleghi, ovviamente la parte lavorativa può diventare uno stress. E una cosa che va riconosciuta e che i miei colleghi medici ancora non riescono spesso a vedere è che io vedo molte persone che si ammalano per il lavoro. Cioè, non possiamo pensare di fare una vita andando tutti i giorni a fare un lavoro che ci fa schifo e in cui ci trascorriamo non un minuto, mezz'ora, un'ora, ma 8-10 ore. Quindi la maggior parte della nostra giornata in cui siamo verticali, tolte le 7, 6, 8 ore di sonno, alla fine le trascorriamo al lavoro. Quindi se una persona proprio non sopporta quello che fa, questo genera squilibrio, che andrà tendenzialmente a un livello mente-cuore, quindi a livello psichico, e poi si tradurrà anche ad un livello fisico. Per farvi capire, per esempio, i tre livelli in questo senso è molto interessante, cioè in medicina cinese si parla di piccolo Shen, per dire il disegno che noi dobbiamo compiere con la nostra anima, no? Quindi io ho finito la laurea in psicologia, ho avuto una forte crisi per mesi finché ho capito che avrei dovuto fare anche quella in medicina e fare quello che faccio adesso, quindi seguire le persone in questo senso. E questa è la parte spirituale, cioè ho sentito che io ero chiamato come anima, ero chiamato dal cielo a fare questa cosa in questa vita. Una persona che invece non ha questa sensazione
può non dare retta a quello che il cielo desidera per lui o quello che la sua anima è chiamata a fare e quindi andare a fare una cosa che in realtà non è per lui. E quindi uscire dalla parte, no, dello spirito, iniziare a, come dire, avere delle increspature lì, però come dicevo prima, pochissimi sono consapevoli della parte spirituale. Cosa succederà allora? Che questo disagio si cristallizzerà un po' di più perché il mente-cuore è un po' più materico dello spirito e quindi inizierà a prendere forma attraverso pensieri ed emozioni. Magari la persona si alzerà la mattina dicendo: ma che vita del cavolo che faccio, ma perché devo fare questo lavoro se non mi piace, ma che sfiga che mi è capitata questa roba, ma perché proprio questo capo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa ovviamente sarà accompagnata da emozioni, quindi dalla tensione di dover andare al lavoro, dall'ansia, dalla paura di affrontare i colleghi o le situazioni. E questo sarà il nostro strato mente-cuore. Se ancora non riusciamo a percepire abbastanza bene con chiarezza questo aspetto, questa stessa vibrazione diventerà più densa e si trasformerà in un aspetto più materico. Quindi il mio corpo, a seconda dell'anello debole che la mia costituzione ha, andrà a somatizzare questa cosa che è un unicum da come sono partito, no? Dal mio, diciamo, spirito, psiche e corpo. E quindi potrà somatizzarlo, per esempio, in una tensione allo stomaco, che poi diventa acidità di stomaco, che poi può diventare reflusso gastrite. Oppure può somatizzarlo a livello del mal di testa, e quindi avrò delle cefalee idiopatiche. Oppure potrò somatizzarlo a livello genitale, avrò delle cistiti, e così via. Okay? Quindi, a seconda un po' del livello, noi possiamo spostarci con il ragionamento. Questo è un aspetto molto interessante del modello della vasca. Tornando al modello, dicevo, abbiamo visto il rubinetto che fa entrare l'acqua, quindi gli stress, e questo è il primo atto che faccio compiere di metaconoscenza al paziente, quindi per la prima volta li metto nero su bianco nella sua vita quali sono gli stress che lui sente di più. Perché spesso e volentieri non li realizziamo neanche in maniera così esplicita, per cui una volta che uno li vede lì, sa se il suo stress maggiore è la moglie, il capo, la porchetta con i peperoni o O tutti e qualunque. tre, o O tutti e tutti. tre. Esatto. E fortunatamente la vasca, come dicevo, è anche uno scarico, no? E quindi anche qua cerco di far prendere coscienza ai pazienti perché lo strumento principale della mia cura si chiama consapevolezza, consapevolezza di cuore, scusami, di corpo, di mente, cuore, di spirito. E quindi cercare di farli ragionare su quali sono gli scarichi che noi usiamo per alleggerire lo stress della nostra vita. Quindi una persona può andare in palestra, può andare in piscina, può suonare uno strumento, può vedersi con gli amici, può fare una cena fuori, leggere un libro, andare a teatro. Diciamo che più una persona Meditare, meditare. meditare, assolutamente, pregare, tutte queste cose sono fondamentali e in psicologia si dice che più c'è una molteplicità del sé funzionante, quindi più ho diverse sfaccettature della mia personalità che mi portano a esprimermi in diversi modi e a poter lasciare uscire lo stress da diverse vie, e meno ovviamente rischio il burnout, rischio di finire in esaurimento, no? Perché avrò più possibilità di drenare quel carico eccessivo. E quando parlo delle possibilità di scarico, chiedo anche ai miei pazienti se hanno degli scarichi negativi. E che cosa sono gli scarichi negativi? Sono quegli scarichi che ognuno di noi ha che essenzialmente lo aiutano nel tempo immediato a lasciare andare un po' di stress, ma che poi a lungo termine non ci fanno così tanto bene. Cioè, Ok? paradossalmente all'inizio scaricano un po' di stress, ma poi lo aumentano peggio di prima. Bravissimo. Sono tutte queste cose che possono essere, per esempio, il fumare o il bere, o l'avere degli accessi di rabbia, o spaccare oggetti, o buttarsi sullo shopping compulsivo, o qualunque aspetto che una persona possa riconoscere che utilizza nella sua vita, che anche se non gli fa bene, utilizza perché la sua vasca è piena e quindi deve lasciare andare un po' di stress. Questo mi serve anche questo passaggio a aumentare, a focalizzare la consapevolezza delle persone, iniziare a diventare più consapevoli di quello che fanno nel bene e nel male, ovviamente, perché è chiaro che se io riesco a farmi una suonata con gli amici
questa cosa mi scarica, mi fa esprimere, mi toglie stress. Se io mi fumo un pacchetto di sigarette, questa cosa mi toglie apparentemente stress, ma poi mi dà altri stress a livello fisico e corporeo. Quindi, una volta che ho messo nero su bianco queste parti, chiedo alla persona che in che percentuale di vasca è, quanto è piena la sua vasca, perché una volta che la vasca è piena, cosa succede? O perché ne entra troppa di acqua o perché ne esce poca, la vasca piena a un certo punto straborda, quindi l'acqua esce dalla vasca. Quando l'acqua esce dalla vasca, noi in medichese lo chiamiamo sintomo e quindi può essere appunto il mal di testa, il reflusso, l'insonnia, gli attacchi di panico, la depressione, qualunque cosa che dimostri che io sono full. Ora, qual è l'errore grossolano della nostra medicina tendenzialmente? È quello di confondere il punto di fuoriuscita del sintomo, che è semplicemente l'anello debole della mia costituzione, con il motore primo. Cioè, se io a un certo punto mi sveglio e ho il bruciore di stomaco, io non vado da un maestro spirituale a chiedere che senso ha la mia vita, se sto andando giusto, oppure dallo psicologo a chiedermi se la mia vita ha un senso per me a livello psichico, se sto facendo quello che mi piace, se mi realizzo, eccetera. La prima cosa che faccio è andare da un medico, ma non un medico che guarderà quel pezzettino lì che si chiama gastroenterologo, che verosimilmente mi metterà una sonda in gola per vedere le pareti dello stomaco ed eventualmente mi dirà: ah sì, lei ha mal di stomaco perché ha un'ulcera, un buco essenzialmente nella mucosa, nella pelle dello stomaco, no? E ovviamente cosa succederà? Che mi darà dei farmaci per tappare quel buco che ovviamente creeranno altre disfunzioni e quindi questo aspetto che si chiama spostamento in gergo psicologico è il modo in cui funziona oggi il 90% della nostra medicina, cioè basta pensare che tutto quello che è anti di per sé è spostamento, quindi gli antidolorifici, no? Gli antidolorifici cosa fanno? Mi svitano la spia dell'olio, quando io sto andando in autostrada e si accende la spia dell'olio, loro svitano la spia. Ovviamente prendere un antidolorifico non significa guarire dal dolore, significa non sentirlo più. E questo se può avere un senso se io ne sono consapevole, quindi se io quella sera devo fare una cosa o quel giorno particolare per cui non voglio sentire il dolore, benissimo usare un palliativo, usare un antidolorifico. Basta esserne consapevoli che non sto andando alla vera cura di quello che mi ha causato il dolore. Lo stesso vale per gli antidepressivi, gli ansiolitici, tutte le cose che hanno un prefisso anti, ok? Mentre la situazione più sensata, a mio modo di vedere, è quella di andare a vedere come mai è uscito quel sintomo e immediatamente andare a lavorare cercando di ridurre l'acqua che entra, cosa che non sempre è possibile, ma soprattutto aumentare l'acqua che esce, perché questo è sempre possibile. Perché io non posso decidere di non respirare più l'aria di Milano o di non bere quest'acqua, ma posso decidere che al posto di finire da il lavoro e andare a casa a sbaccarmi sul divano o guardare la televisione, finisco di lavorare e vado a farmi una partita a tennis con il mio amico, oppure vado a farmi una corsetta, oppure vado a farmi un aperitivo con qualcuno, cioè qualche cosa che io consciamente utilizzo per iniziare a svuotare quella vasca che in maniera così piena ha causato il mio sintomo. Facendo Questa è una. attenzione a cosa bevo nell'aperitivo e cosa mangio, perché rischiamo di se no di avere uno scarico negativo. Assolutamente, quello è sempre sottile, infatti, la cosa. E come dire, non voglio neanche demonizzare lo scarico negativo, perché a volte bere un bicchiere di vino va assolutamente bene se è quello che noi pensiamo di aver bisogno in quel momento. Certo che se ogni sera devo bermi una bottiglia da solo, diventa un po' più un problema, no? Bene, sì. Quindi è tutta una questione di equilibrio, come al solito. Però questo Daniele, modello spiega cose. ti fermo un secondo, ne approfitto per dire che se qualcuno poi vuole rivolgere delle domande al dottor Biasini, le scriva, che poi quando lui ha finito di parlare, al termine le vediamo e lui risponderà in sostanza. Quindi scrivete la vostra domanda che poi noi la vediamo. Scusa, vai avanti. Dicevo, questo modello per me è molto interessante perché mi ha aiutato a spiegare alcuni quadri che non riuscivo a spiegare, che anche i miei colleghi avevano difficoltà. Per esempio, vi racconto una storia che secondo me è interessante a questo proposito, che è quella di una mia paziente che
mi sottopone questo dilemma, che è: allora, lei va pazza, andava pazza, adesso non la vedo più, ma è stato un caso veramente interessante. Questa signora era veramente golosa della focaccia ligure, che è buonissima, nota a tutti, la Faccio meravigliosa, diretto. stupenda, no? E lei diceva: guarda, la cosa strana che mi succede è che, essendo molto golosa di questa cosa, quando il weekend vado in Liguria, io mi mangio la focaccia e sto meravigliosamente bene, non ho nessun problema. Ok? Qual è la cosa strana? Che quella stessa focaccia, quindi la stessa identica sostanza, me la riporto a Milano. Quando la mangio a Milano, mi si pianta sullo stomaco e mi si gonfia tutta la pancia e io non la digerisco neanche a piangere. Questa persona, per chi non ha un'ottica del genere, infatti me l'avevano mandata dicendo: guarda che la signora è un po' psichiatrica, no? Perché appena i medici non riescono a spiegare qualcosa, necessariamente l'altra persona deve avere un Grazie. disagio psichico. Okay. In realtà ovviamente non è così, ma quello che questo modello spiega è questo. Banalmente cosa succedeva? Che quando era in Liguria la signora non aveva l'aria di Milano, l'acqua di Milano, il capo che la vessava, lo stress del traffico da andare a lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il livello della sua vasca, diciamo che partiva da più basso. Certo che la focaccia le dava stress e infiammazione, poniamo che le desse tanto così di stress, ok? Ma un conto è se tanto così di stress mi viene dato quando la mia acqua è bassa, un conto è tanto così di stress quando la mia acqua è già al limite. Lo stesso quantità di stress con la mia vasca al limite mi porta fuori il sintomo. E questo spiega in maniera semplice ed efficace, ricordiamoci il rasoio di Occam, quindi quando c'è una spiegazione più semplice è sicuramente migliore di una spiegazione complicata per un fenomeno. E questo spiega in maniera molto semplice e intuitiva perché la persona sentiva questo, no? E diciamo che tutta la salute funziona così. Più uno riesce ad essere consapevole del livello della sua vasca in quel momento e di quali sono i rubinetti che gli fanno entrare più acqua e di quali sono invece quelli che gli permettono di scaricarne di più, allora questa cosa significa prendersi in mano la propria salute e poter gestire proprio il livello di stress. Perché noi oggi siamo in una società, soprattutto per come viviamo noi oggi a Milano nel 2022, con un altissimo livello di stress, quindi siamo praticamente tutti in ortosimpaticotonia, cioè siamo perennemente con l'acceleratore schiacciato, Beh, non con poi negli il ultimi 2 anni mi sa che questo acceleratore è andato veramente fuori giri parecchio, insomma. Eh Assolutamente sì. già. Beh, mi piace questa cosa qui. E noi come facciamo a equilibrare questa benedetta vasca? Tu che soluzioni dai per equilibrare questa vasca? Allora, beh, anche qua, come dire, i livelli sono sempre tre, no? Quindi la parte del corpo, la parte del mente-cuore, la parte dello spirito. Dal punto di vista corpo, lavoriamo ovviamente con la dieta, con l'alimentazione, lavoriamo con le pratiche per sciogliere la tensione, quindi personalmente lavoro molto con la meditazione, il Tai Chi che è una meditazione in movimento, il Kung Fu che mi aiuta a buttare fuori tanto stress e a utilizzare molta energia e quindi quello che io faccio è aiutare le persone a cercare qualche cosa che a loro possa andare bene, che sia proprio tagliato per loro per buttare fuori lo stress. A livello mente-cuore si tratta di fare delle ristrutturazioni cognitive, cioè di vivere in maniera diversa la situazione, nel senso che il mondo è come noi lo percepiamo, no? Un genio diceva che non vediamo le cose come sono, ma vediamo le cose come siamo. Ed è proprio vero che è così. Quindi se io cambio il mio punto di vista e inizio a entrare in un'altra ottica emotiva, inizio a coltivare certe emozioni. Per esempio, da un punto di vista psicologico è fondamentale lavorare sulla propria gratitudine alla vita, all'esistenza, alla situazione, perché se è vero che c'è sempre qualcosa per cui lamentarsi, è altrettanto vero che c'è sempre qualcosa di cui essere grati. E spesso questo lo sottovalutiamo. E siccome l'universo essenzialmente è uno specchio, quindi ci ridà quello che noi emaniamo, più noi riusciamo a entrare in questa dimensione, più viviamo quello che nella nostra cultura si chiama vivere in uno stato di grazia, no? E da un punto di vista, infine, spirituale, il lavoro è quello dell'accettazione profonda di qualche cosa di molto più grande di noi. E che ci dà un senso dell'esistenza estremamente più ampio. Quindi sentire e percepire la cosa che
noi siamo essenzialmente delle schegge del divino, dei raggi di Dio che stanno in questo momento vivendo questa esperienza corporea, che in realtà è un lampo, ovviamente. E quando questa cosa finirà, noi torneremo esattamente quello che siamo stati, che eravamo. E coltivare questa percezione, quello che per la medicina cinese è coltivare Shu, la dimensione del vuoto, quindi andare proprio oltre il pensiero, oltre il concetto di bene e di male, oltre la parte di dualità. Nella tradizione indiana, no, l'Advaita Vedanta lavora in questo modo, quindi andare a ricercare la manifestazione della coscienza che è essenzialmente vuoto, che è il vuoto che noi siamo. È curioso che anche dal punto di vista fisico, noi negli ultimi anni stiamo arrivando solo con 3.500 anni di ritardo a quello che già ci dicevano appunto migliaia di anni fa i grandi saggi indiani o orientali, che essenzialmente Incredibile. l'universo è vuoto, un vuoto pieno, no? Dicono i cinesi. Quindi noi sappiamo che l'atomo è fatto essenzialmente di vuoto, che è un vuoto energetico, che non significa assenza di, ma significa presenza di qualcos'altro che noi non abbiamo gli strumenti mentali per vedere, percepire, perché non è mentale. Non è sensoriale. Ma è bello quello che stai dicendo perché lo combinerei a quello che avevi detto prima, no? Di prestare attenzione alle coincidenze, ai casi che non sono casi, no? E se uno lo fa veramente, poi gli insegnamenti li trova ovunque, anche dietro l'angolo, in qualsiasi. Per esempio, una volta ero ai Caraibi, ho preso un taxi e chiacchieravo così con il tassista, il quale, dopo un po' che parlavo, mi fa un'affermazione che rimane uno dei più grossi insegnamenti che io abbia mai ricevuto dal tassista caraibico, che mi dice: sa, la vita è ciò che tu ne fai. È un po' un riassunto di quello che tu hai detto in questi ultimi, in quest'ultimo paragrafo, in sostanza. È proprio così, sì. Senti, Daniele, ma la medicina di segnale, altra curiosità che mi è venuta dal titolo, che cosa intendi? Che questa è la medicina di segnale, cioè Allora, la percepire medicina di segnale, diciamo che essenzialmente è solo, semplicemente un modo per dire che è una medicina che non guarda solamente al sintomo e all'ultimo anello della catena, ma vede il sintomo come un segnale di qualcosa di altro, ok? Quindi per la medicina di segnale, in cui non necessariamente c'è questa parte psicologica e spirituale che è, diciamo, il mio contributo in questo senso. Però banalmente la medicina di segnale ci dice che se una persona ha la pressione alta, io non andrò subito sul concetto di pressione alta dando un farmaco antipertensivo, quindi come dicevamo prima, la pezza da quella parte, no? Ma mi chiederò come mai la pressione è alta, quindi se la persona è sovrappeso cercherò di farlo lavorare sul dimagrimento, sul movimento, se la persona mangia quintali di sale cercherò di ridurre il sale, se la persona ha uno stress pazzesco cercherò di lavorare sullo stress. Questo significa medicina di segnale, andare a leggere e interpretare i segnali che ci dà il corpo in un'ottica più ampia. Io questo aspetto l'ho ampliato all'ennesima potenza mettendoci dentro anche la parte psicologica, ma anche quella psichica, scusa, ma anche quella spirituale, che uguale, appunto non ha niente a che vedere con la parte religiosa, ok? Ha a che vedere con un aspetto che noi tutti abbiamo, che è proprio questa cosa che possiamo chiamare spiritualità, ma ognuno può dargli il nome che vuole, che è legata proprio al gusto profondo della nostra esistenza. Cioè, come dicevi tu prima, dare retta ai segnali. Ognuno di noi, secondo me, tutte le persone che ascolteranno questo video avranno almeno una volta nella vita provato quella sensazione in cui uno dice: ah, mi è arrivata quella cosa lì dal cielo, no? Mi è arrivato questo messaggio, questa folgorazione e ho compreso che dovevo fare quella cosa, dovevo andare in quella direzione, giusto? sì. In realtà il cielo ci parla sempre, siamo noi che non riusciamo a sintonizzare la nostra antenna, che è questa, che è tutto il nostro corpo, per percepire questa cosa. E allora come fare? Semplicemente chiedendo. Un grande maestro diceva: chiedete e vi sarà dato. È dal momento in cui io ogni giorno chiedo all'universo di farmi arrivare dei segni, farmi arrivare delle comunicazioni, indicarmi la strada, la via. Più io sono aperto a livello di cuore a queste eventualità, e più questa eventualità si può proprio riversare in me. E attraverso tantissime forme. La cosa super interessante che noto è che quando
sono connesso a questa dimensione, i messaggi su che cosa devo fare in certe situazioni mi arrivano da qualunque cosa, dalla scritta nella pubblicità che guardo proprio in quel momento, che non è un caso, alla frase della radio che accendo in quell'istante che dice proprio quella cosa lì, al bigliettino per terra che ha scritto quel numero o quell'altra cosa. Ovviamente se noi siamo ciechi a queste cose o non le vediamo proprio o le chiamiamo con coincidenze, che è un nome banale per descrivere il linguaggio invisibile della maglia pazzesca della perfezione della vita. Ok, Ma il guarda, caso è. c'era Dimmi. un mio maestro spirituale che la prima lezione del primo corso di diversi livelli ci disse: prendete un post-it, quelli gialli, sai che si attaccano, scriveteci su, presta attenzione, punto esclamativo, e appendetelo allo specchio del bagno, così tutte le mattine quando i maschi vanno a farsi la barba e le signore vanno a truccarsi, vi ricorderete di questa cosa qui, perché questa è la condizione fondamentale per un risveglio spirituale. Finché non si comincia a prestare attenzione a tutto ciò che la vita ci dice, e ce lo dice o in via diretta, con una comunicazione diretta attraverso la meditazione, i sogni, per esempio, o in via indiretta, attraverso gli eventi che noi viviamo tutti i giorni. Quindi questa cosa Certo. che tu stai dicendo, secondo me, è sacrosanta ed è importantissima. Cioè, prestare attenzione è il primo livello di una guarigione, di qualsiasi guarigione a tutti i livelli. Assolutamente, e oggi questa cosa è messa in grandi difficoltà, infatti abbiamo milioni di persone che vivono col pilota automatico, perché paradossalmente oggi la nostra attenzione è divisa e anzi squartata, direi, tra 100.000 stimoli poco significanti che però ci distolgono dalla reale attenzione a quello che ci succede nella vita, no? Che è un aspetto invece fondamentale. Tant'è che a un certo punto nella nostra società, che è paurosamente materialistica proprio, noi non ci rendiamo neanche conto di questo, cioè dobbiamo pensare che nella nostra Italia, basta andare indietro di qualche centinaio di anni, le persone vivevano connesse con la propria anima, connesse con l'idea dello spirito, eccetera. In questo periodo invece è tutto materia e solo parlare di questa cosa, come dire, in certi ambienti sei, come dire, il santone o il fricchettone o quella cosa un po' strana che è difficile da ascoltare, no? In realtà, se noi viviamo, ci connettiamo alla nostra vita, abbiamo proprio la possibilità di percepire che la parte spirituale è lo scheletro fondamentale di tutto, perché se non c'è quel senso lì viene a mancare tutto. E poi finiamo con il credere al caso, che un mio maestro, che è Fausto Carotenuto, da questa descrizione meravigliosa, e dice: come possiamo essere così stupidi da credere al caso? Cioè che l'universo sia nato per caso. Noi sappiamo che la sedia su cui noi siamo seduti, ogni cosa che è creata dimostra l'esistenza e l'intelligenza del suo creatore. La Certo. sedia dove noi siamo seduti, che abbia quattro gambe, tre o una, dimostra l'intelligenza di quello che l'ha progettata. E la stessa cosa fa tutto l'universo. Quando guardo le orchidee del mio studio, che tu puoi testimoniare, sono fantastiche. Sono bellissime. Ogni fiore di quelle orchidee è un'opera d'arte immensa e se noi abbiamo gli occhi per guardarlo, allora possiamo iniziare ad intuire quella dimensione lì. E invece noi pensiamo che sia un caso, no? Carotenuto dice questo esempio, dice il caso vuole che se noi per esempio andiamo su una spiaggia e prendiamo un bel secchiello di sabbia e lo lanciamo in aria 300.000 milioni di miliardi di volte, a un certo punto per caso si formerà un castello. Ma questo ovviamente è, scusate, una cazzata tremenda, nel senso che ogni mente pensante può intuire che questa cosa non sarà mai vera. Io posso lanciare in aria anche 300.000 miliardi di miliardi di miliardi di volte della sabbia, ma casualmente non si creerà mai un castello, perché quel castello presuppone un'intelligenza creatrice che ci sta dietro. E allo stesso modo è l'universo, no? Il caso è il modo in cui Dio fa i miracoli per rimanere anonimo. Il caso in cui, è proprio le coincidenze sono il modo in cui Dio fa i miracoli pur rimanendo anonimo. È proprio così. Dobbiamo piano piano riuscire ad aprire. Secondo me questo è tempo per riuscire a sviluppare questo tipo di sensibilità, per riuscire a amplificare nelle persone questa capacità, questa dote, questa abilità.
che poi in realtà fa la differenza, perché, come dire, il compito, io credo, della medicina non è quello di guarire sempre tutto, perché non si può fare questo, e perché semplicemente il corpo dovrà morire. Prima o poi bisogna morire, ce lo dobbiamo mettere nella testa. Anche i resuscitati sono morti ancora. Lazzaro poi è morto, non è rimasto in vita per sempre. Bravissimo. Quindi il concetto è quello di riuscire a vivere pienamente la nostra esistenza, non di cercare di aumentare a dismisura il tempo in cui io sono nella concretezza del mio corpo, nonostante il mio corpo magari sia un rottame o sia conciato malissimo, no? Questa è una cosa che secondo me dobbiamo andare a piano piano a coltivare, cioè la medicina dovrebbe occuparsi della felicità, non della salute delle persone. E la felicità, quella vera, la pienezza della vita così com'è, ci può essere anche nei momenti di malattia, anche nei momenti in cui uno Oh, sta per lasciare il corpo. quello, posto, quello che stai dicendo ci arriva una domanda. Un ascoltatore ci dice: a volte i segnali del corpo arrivano tardi, quando non c'è più tempo. Sei d'accordo? Io no. C'è sempre tempo, no? C'è sempre. Certo, io penso che ci sia sempre All'ultimo tempo. respiro c'è tempo. Sì, e poi comunque se andiamo nell'ottica in un'ottica più spirituale, se veramente i segnali sono arrivati che non c'è tempo, vuol dire che per noi ha senso questa cosa, cioè forse lì dentro c'è qualcosa che noi dobbiamo imparare e che è proprio il messaggio che è lì per noi in quel momento lì, anche se Ecco, può dato che non essere. c'è più tempo per la guarigione del corpo, ma non è detto che la guarigione dell'anima non accada. Anzi, magari Assolutamente, è proprio questo. quel momento lì è il più critico dell'esistenza di quella persona, e proprio in quel momento, quando si trova in quella situazione drammatica, può tirare fuori le risorse, magari anche aiutato, per dare un senso alla vita che magari prima non era riuscito a dare completamente. Bravissimo, io la penso esattamente così. Ho avuto la fortuna di stare di fianco a delle persone che hanno lasciato il corpo proprio con questa vibrazione, con questa modalità, e ti assicuro, si sente una differenza enorme nella pace che ha quell'anima lasciando andare il corpo, piuttosto di una persona che ha paura di morire, è terrorizzato e vuole attaccarsi a quell'aspetto, no? Quindi la problematica della morte, del lasciare il corpo, è una cosa che noi nella medicina abbiamo, come dire, reso un tabù, ma che Infatti, uno dei dovremmo compiti riprendere. principali del medico dovrebbe essere non solo aiutare a guarire il corpo, ma anche aiutare a lasciare il corpo quando quel momento è arrivato. Ed è altrettanto importante come compito, non è meno importante o secondario o trascurabile. O proprio giusto per, corona, per arricchire questa conversazione di qualche esempio, io ricorderò sempre una paziente che aveva un cancro al polmone. L'avevamo operata, ma è stata un'apertura e chiusura, non c'era proprio nulla da fare di chirurgico, non era più possibile. A quel punto era così avanzato il tumore che non era più possibile estirparlo. E questa signora, forte fumatrice, persona, donna molto forte, molto, non riusciva a morire. Cosa intendo? Era in ospedale per tanti mesi, ma non si riusciva non riusciva a lasciare il corpo, non ce la faceva. Un bel giorno mi metto lì a parlare con lei, stiamo a chiacchierare per un bel po' di tempo, e a un certo punto questa donna che trasudava rabbia esplode in una frase del tipo: ma insomma, lo vuol capire o no che io ho avuto 18 aborti nella mia vita? Rimango così. Poi mi ricompongo un attimo e le dico: senti, si chiama Paola, senti Paola, facciamo una cosa. Mi è venuta in mente questa idea. Prendiamo 18 pezzettini di carta e su ciascuno di questi tu scrivi il nome di ognuno di questi bimbi che non sono nati. Le mamme sanno sempre i nomi dei bimbi che non nascono, lo sanno comunque. Li mettiamo in un cestino. Io oggi pomeriggio vado in montagna per il weekend e ti prometto che li vado a rilasciare in un torrente di montagna che conosco io dove non c'è nessuno. Facciamo questa cerimonia di liberazione. Allora Paola si mise a scrivere i 18 nomi, il pomeriggio andai. La prima cosa che feci questa arrampicatina, questa camminata su, rilasciai questi 18 pezzettini di carta nel torrente. Dopo 2 ore mi chiamano dalla clinica dicendo: dottore, la sua paziente è morta. Io ho detto: come è morta? Guardi, serena come l'ha mai vista prima, bella, tranquilla, in pace, con un sorriso sul volto. Capisci? Cioè, questo è quello
che stavi dicendo. Wow, questa è una storia incredibile. Grazie di questa condivisione. Guarda, ho i brividi con questa cosa qua. Ma ce ne Questo è sono altri. esattamente il senso. Questo è il senso. Quindi, se dovessimo ricapitolare, Daniele, il senso della medicina di segnale, possiamo dire, ma l'hai già accennato tu prima, lo sviluppo ulteriormente perché mi sembra veramente importante questo concetto da lasciare, soprattutto in questi periodi in cui ben pochi fanno la medicina di segnale. Medicina di segnale può essere come quella dell'automobilista, del guidatore, che vede una lucina accendersi sul cruscotto. Questa lucina lo disturba chiaramente perché continua a lampeggiare, gli dà fastidio, va dal meccanico e qui possono accadere due cose. Poi il meccanico coscienziosamente dice: guardi, mi lasci qui la macchina, quella lucina vuol dire che c'è qualche cosa dentro al motore della sua macchina, diciamo il carburatore che devo andare a smontare, glielo sistemo e poi le ridò la macchina. Però potremmo anche trovare un meccanico che dice: davvero, le dà fastidio questa lucina? Aspetti 2 minuti, smonta il cruscotto, stacca il filo, come dicevi tu prima. La lucina non lampeggia più, prego, riparta tranquillo, vada pure. Ecco, credo che la medicina di segnale sia quella del primo caso, del primo meccanico che approfondisce dal sintomo uguale lucina che si accende, va a cercare di capire cosa c'è dietro. E mi pare che però purtroppo la medicina di oggi, quanto mai negli ultimi 2 anni, sia una medicina invece non di segnale, una medicina. Adesso addirittura non siamo più neanche all'anti, siamo al pre, siamo arrivati al pre-pre-pre, capisci? Cioè, stiamo anticipando l'anti adesso. Per la Sì. paura che ci capiti di non avere abbastanza anti, facciamo tanti pre. Credo che Infatti siamo arrivati secondo me quasi alla fine del giro, è il ghiaccio che scotta, no? È talmente freddo che arriverà caldo, quindi sono fiducioso in questo senso. Stiamo andando a fare proprio il giro completo, quindi sono sicuro che piano piano sempre più persone svilupperanno questa necessità di essere visti in questo modo, perché poi le persone che vengono da me semplicemente lo fanno perché vogliono essere inquadrate in questa maniera qua, e sempre più persone sono stufe di essere un numero, un fegato o uno stomaco o un gomito, ma vogliono essere prese proprio in carico in tutta la loro complessità. il letto 17 oppure la camera Bravissimo. 25, Esatto, esattamente. E la quindi cartella numero. c'è proprio bisogno di questa tipologia di cultura medica. E voglio dire, tu che sei poi un chirurgo, che per me è stato veramente meraviglioso conoscerti perché mi ha aiutato ad uscire dal pregiudizio che i chirurghi sono tutti con un certo tipo di mentalità molto, molto chiusa, molto, come dire, iperspecialistica, molto poco umanistica, no? E invece mi hai mostrato che ci sono persone come te che hanno un'ottica olistica, che osservano il paziente nella sua totalità, che credono che il paziente debba essere trattato in maniera profondamente umana, perché così sono fatti loro, no? Ma E sai, io questo penso che qualsiasi si cosa tu sente faccia bene. poi può essere di questo tipo. Qualsiasi lavoro, qualsiasi professione, qualsiasi situazione ti ponga. Guarda il tassista che mi ha dato un messaggio di rivelazione della chiave di lettura dell'universo. Chiunque può farlo. Sì, come chirurgo sono un po' atipico, effettivamente, ma c'è sempre la pecora nerd. Ascolta, Nene, ma partendo proprio da questa tua visione ottimistica del ghiaccio che si scioglie, del ghiaccio che scotta, allora ti faccio una domanda. Secondo te, quali possono essere le frontiere della nuova medicina che speriamo, si aprano il più presto possibile? Beh, io credo che la nuova medicina si possa occupare non più di salute, e di salute anche in maniera avanzata, che è intesa appunto non come sola assenza di malattia, ma proprio della pienezza della vita dell'uomo. Quindi aiutare le persone attraverso la terapia, che proprio nel suo significato di terapeia richiama all'accompagnamento, all'assistenza, no? E aiutare semplicemente le persone a riuscire a entrare in contatto con una vita più piena, con una loro presenza dell'essere che è reale e che loro possono sperimentare in tutti i campi della vita, come dicevi tu, a prescindere da quello che uno fa.
Cioè il messaggio è riuscire a portare amore con la maiuscola, quindi amore non come sentimento, ma un amore che è una vibrazione, uno stato dell'essere, come il sole che illumina la terra e tutte le cose in egual maniera, in maniera equanime. Allo stesso modo l'essere umano può trovare dentro di sé la capacità di fare con amore, per esempio, il proprio lavoro, a prescindere che tu faccia il medico, l'idraulico, il gommista o il pescivendolo, è esattamente la stessa cosa, non importa assolutamente quell'aspetto. È proprio il modo in cui tu lavori e che cosa ci metti dentro. Oggi, per esempio, ho avuto un'esperienza, ho bucato la gomma e sono dovuto andare da un gommista che lavorava con amore e per me è stato una carezza, perché anche, voglio dire, nella cosa molto pratica di sostituire una gomma, uno ti può trattare in un certo modo oppure può trattare te, ma anche lo stesso suo lavoro. Cioè io vedevo come maneggiava le gomme, come si girava in quel suo mondo, che per me era arabo completamente, ma mi comunicava un certo grado di delicatezza, un certo grado di sottile ricerca di quell'aspetto. Che è proprio direi proprio delicatezza dell'essere amorevoli, no? Quindi quella cosa che ti fa proprio percepire che la persona è lì ed è lì per fare al meglio il lavoro che può fare in quel momento per te. E questo è meraviglioso perché si può applicare in ogni campo. È sempre possibile essere di aiuto al prossimo, toccare il cuore dell'altro e aiutare il suo sviluppo spirituale e comunque animistico. Allora, aspetta che qui ci scrive lo stesso ascoltatore che prima ci diceva che i segnali arrivano troppo tardi. Aggiunge, mio figlio mi ha detto, sono un po' stanco, avrei bisogno di ferie. Dopo 2 giorni è stato malissimo, la diagnosi è stata tremenda. In questo caso il segnale è arrivato tardi, o forse non poteva nemmeno arrivare, visto che 20 giorni prima aveva fatto un check-up ed era perfetto. A volte non arrivano i segnali. Che ne pensi? Certo, allora questo secondo me ha a che fare con il discorso che dicevo, no? Il mistero della vita. Ognuno di noi è chiamato a compiere la propria percorrenza di dentro al corpo in questa esistenza in una modalità che è misteriosa. Ci sono bambini che muoiono 2 giorni dopo essere nati, ci sono persone che vivono 121 anni. Non lo sappiamo che cosa ci è riservato, quindi. È vero anche quello che ha scritto questa persona. Non sempre i segnali arrivano, o comunque magari arrivano in maniera estremamente sottile. Io non lo so se quel figlio aveva percepito qualcosa oppure no. Fatto sta che il discorso, secondo me, è che la vita rimane veramente un mistero. E cercare di spiegare sempre razionalmente, quindi con ragionamenti mentali, questo tipo di cose è a volte semplicemente impossibile. E comunque anche la diagnosi tremenda è un segnale in sé, Certo. che può aprire delle strade, magari lunghe, magari non lunghe, ma non importa se la strada è lunga o breve, l'importante è che sia una strada significativa e che crea un impatto nella vita di quella persona, Certo. un impatto costruttivo. No, altre domande, mi pare. Daniele, per uscire dal campo medico, o magari per rimanerti e collegarci al campo medico, che cos'è la felicità, secondo te? Come si acquisisce la felicità? Bella domanda questa. Io credo che la felicità consista nel sentirsi pienamente dentro al proprio cammino e affidarsi completamente alla vita. Queste due cose insieme credo che facciano la felicità. Ripetila perché è una bellissima definizione, bellissima. Ripetila ancora così la sentiamo Io non me la bene. ricordo più, bisogna andare a sentire la registrazione. Allora, essere nel proprio sentiero, nella propria Sì. strada, nel proprio E affidarsi completamente alla vita, che è un paradosso ovviamente, no? Per cui costruire, fare pienamente, essere completamente all'interno della propria esistenza e contemporaneamente sapere che
siamo semplicemente in balia di qualcosa di molto più forte di noi stessi, della nostra volontà o di quello che noi possiamo pensare giusto per noi e per gli altri. Riuscire a realizzare questo stato credo che possa chiamarsi felicità, con la F maiuscola. Beh, è un bellissimo messaggio, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui le scelte da fare sono tante, l'importanza di prendere strade di un certo tipo o di un altro tipo sembra anche piuttosto importante a tutti i livelli, del singolo, delle collettività, delle nazioni. E quindi come fai a sapere se sei sulla tua strada o se non ci sei? Qual è il metro, il barometro che ti indica se sei nella tua strada o meno. Questa è un'altra bellissima considerazione. Io penso il nostro lato femminile. Quindi quella sensibilità sottile del poterci percepire senza sovrastrutture, senza scuse e sentire se veramente siamo dentro al nostro piccolo Shen, dentro al nostro destino, dentro alla nostra via, dentro al nostro Tao, no? Come dicono i cinesi, se stiamo veramente percorrendo quello oppure no. Come facciamo a saperlo? Semplicemente anche chiedendo, giorno dopo giorno, chiedere segni dal cielo, dall'universo che mi dicono sì, stai facendo bene, oppure guarda, devia un po' verso questa parte, oppure no, proprio non ci siamo. Penso che sia un puzzle che si costituisce giorno dopo giorno, no? E quando uno sente che quello che gli arriva, i segni che gli arrivano dall'universo sono coerenti con questo quadro, allora io credo che significhi che è sulla propria strada giusta. E Avevo la una domanda. pace, poi credo anche, una grande pace. Le persone che io credo di aver incontrato nella vita, che erano proprio sulla loro strada, la cosa che mi ha più colpito di loro era l'immensa pace che emanavano. Pace. E soprattutto ti faccio una domanda che mi deriva proprio dalla pratica quotidiana. Che connessione c'è? O che non connessione c'è, insomma, che relazione c'è tra la paura di morire, che ultimamente c'è sempre stata, è una caratteristica dell'essere umano e dell'ego da tempi immemorabili, probabilmente dalla nascita dell'uomo, ma in questi periodi ultimamente si è acuita veramente a livelli estremi. Che connessione c'è tra la paura di morire e il sentire di essere sul proprio sentiero? Qual è la relazione tra queste due cose? E io credo fondamentalmente che quando uno si sente sul proprio sentiero è pronto a lasciare il corpo in ogni momento. Sono assolutamente d'accordo con te. Era una domanda un po' provocatoria perché io la penso come te, speravo che tu mi dessi questa stessa risposta. Condividiamo la stessa risposta. Chi vive la sua vita intensamente, giorno per giorno, va a letto la sera e non si preoccupa se la mattina dopo non si alzerà più, perché pensa, almeno fino a qui io ho fatto quello che potevo. Sono stato nel mio fiume, sono stato nel mio sentiero fino ad adesso. La paura di morire è di coloro che sentono che non stanno vivendo pienamente la loro vita, cioè che la lasciano passare inutilmente tra migliaia di distrazioni, ma che non sono veramente nel loro sentiero. Credo anch'io Fino al profondamente in sentiero, questo. più paura hai di morire. Certo, è per questo che è anche importante per me dire ai pazienti di risolvere anche tante questioni con propria moglie, proprio marito, la propria madre, padre, fratelli, cioè tutti i non detti che noi ci portiamo nell'anima sono quelli che poi vengono chiamati i pesi karmici, no? In una certa tradizione, sono cose che poi come se ci rimanessero attaccate. Quindi penso che uno, visto che ogni giorno è buono per morire, come diceva qualcuno, una delle cose principali dovrebbe essere quella di chiudere i cerchi della nostra vita, non lasciare non detti, comunicare il nostro amore a chi amiamo, non tenerci qualche frase che
poi avremo rimpianto di, che poi potremo rimpiangere di non aver detto. Quindi ogni giorno che passa cercare di chiudere un cerchio in più della nostra vita, di dire quella cosa a quella persona, di stare con quella tale situazione, di andare a trovare quella data persona. Questo è, credo, un aspetto importantissimo che viene spesso sottovalutato. Verissimo, verissimo. Bene, vediamo se ci sono qua, c'è qualche altra domanda da qualche... Non ne vedo. Ah, eccone qua una. È meglio dire a una persona che ha pochi mesi di vita oppure no? Beh, ti rubo un attimo la parola e parlo da chirurgo, ecco. Poi tu mi dici la tua. Da chirurgo devo dire che una delle cose peggiori che io ho visto fare in ospedale, purtroppo è una delle più diffuse, e spesso mi è capitato di vederla fare soprattutto dai miei capi, dai miei superiori, è dire a una persona: guarda, hai 6 mesi di vita o hai 3 mesi di vita. Quello che ho personalmente constatato è che quando viene data da un'autorità, l'autorità medica, questa scadenza, è successo più volte, io siccome noto le coincidenze, che il paziente lo scade. Praticamente morto. Io penso che una delle cose che non dovrebbe mai fare un medico è togliere la speranza, anche perché il medico non è la divinità, non ha in tasca la vita delle persone, non è lui il responsabile della durata della vita di una persona. Mi ricorderò, ho qualche caso a questo proposito, se vuoi lo cito. C'era allora, una volta ero negli Stati Uniti a lavorare a quel tempo e arrivò un giardiniere dicendo che aveva mal di stomaco. Facemmo la gastroscopia, ahimè, aveva un cancro dello stomaco. Lo operammo, anzi, no, no, non lo operammo. Lui disse: adesso è primavera e per me questo è il periodo di far bello il mondo come giardiniere, per cui adesso non posso farmi operare. Scusate, ma adesso devo andare a far bello il mondo. Ma poi, quando poi ho sistemato i giardini, torno. Tornò dopo un mesetto, il tumore era ancora progredito, lo operammo, l'operazione non fu un successo perché alla fine della fiera, visto l'esame istologico, parte del tumore era rimasto dentro, nello stomaco residuo, erano pieni, i linfonodi erano metastatici quanto più non si poteva. Allora il primario disse, guarda, sarebbe bene che tu adesso facessi un ciclo di chemioterapia. E lui disse: no, mi spiace, adesso devo andare a prendermi cura. Il mio compito è quello di far bello il mondo, non posso adesso fare la chemioterapia. Passano 2 anni e nella lista ambulatoriale compare il nome di questa persona. E noi diciamo: ma no, dai, ma deve essere un caso di omonimia, quello là non può più essere che sia qui con noi, non c'è più, non è possibile. Il signore entra, bello, sorridente. Noi con gli occhi così, perché stava benissimo, e diciamo, ma balbettando, ma lei è venuto per... Sì, no, io sono venuto perché tirando su una cassa di legna mi è venuta fuori un'ernia e volevo chiedere se me la mettevate gentilmente a posto. Ovviamente intanto quella legge, ho fatto tutti gli esami del mondo, del suo tumore non c'era più traccia. Quindi dare dei mesi di vita alla gente è un non senso, capisci? E di casi così ne ho collezionati diversi nella vita, li sto anche mettendo insieme per scrivere un libro. Wow. Tu che ne pensi? Ha senso dire a una persona che pochi mesi di vita? Penso esattamente come te, nel senso che chi è che dice alla persona, cioè chi è che decide quanti mesi hai? Questo si chiama semplicemente dire a una persona hai 3 mesi di vita, ha un nome, si chiama effetto nocebo, che è Sì. esattamente come l'effetto placebo, ma in negativo, e quindi tendenzialmente tende poi ad avverarsi. È assolutamente da incapaci emotivi dire a una persona, arrogarsi poi il diritto di dire lei ha questi mesi di vita. Io posso dire a una persona, che poi non è il mio caso perché non lavoro in ambito ospedaliero, però diciamo, credo che un chirurgo possa dire, guardi, lei ha un quadro difficile o è una situazione compromessa o descrivere che cosa ha visto. Ma il pronostico temporale lo trovo completamente fuori luogo e fa un po' capo, secondo me, a quella visione
della problematica medica che è quel delirio di onnipotenza, no? In cui il medico crede di poter decidere lui quanto tempo ha di vita il paziente. Io mi ricorderò sempre una mia paziente meravigliosa che ho amato veramente tantissimo, e lei ha lasciato il corpo poco fa, tra l'altro, dopo 12 anni e mezzo di un tumore polmoni metastatico per cui gli avevano dato 3 mesi di vita. E lei ogni anno tornava a farsi la TAC, sempre nel solito posto, dove ogni anno che passava i medici la guardavano e dicevano: ma lei come fa a essere ancora qua? E lei rispondeva: guardi, io sono qua solo per farmi fare la parte di imaging e vedere com'è la situazione, poi le cure me le faccio altrove, altrimenti voi mi ammazzate. Forse per voi 3 mesi mi avevate dato e 3 mesi avrei avuto. Invece lei ha avuto altri 12 anni e mezzo di vita dopo quei 3 mesi che dovevano essere. Per cui capisci che non ha veramente senso fare questa cosa. E tra l'altro è molto poco umana, molto poco gentile, lo trovo. Sì, molto brutale. Pensa che io ho avuto una segretaria che è stata con me per 18 anni e quando ne aveva 45 le diagnosticarono un carcinoma indifferenziato del fegato, una palla di 6 centimetri nel lobo sinistro del fegato. E le dissero, a quei tempi, stiamo parlando di una cinquantina, sessantina di anni fa, le dissero, guardi, qui non c'è niente da fare per lei, questo è un caso disperato, lei non ha nessuna possibilità di cura, al massimo potremmo tentare un trapianto di fegato, ma stiamo parlando dei primi. Quindi trovare un fegato a quei tempi era come trovare un ago in un pagliaio, no? Le dissero, va bene, lei intanto venga a farsi visitare, se è ancora qui, la vediamo volentieri, se arriva il fegato la chiamiamo. Lei però, che era una persona estremamente intelligente, sensibile, molto evoluta spiritualmente, comprese che questa malattia era venuta per dirle qualche cosa. Fegato è l'organo della rabbia e lei era arrabbiata perché era una persona molto dedita agli altri, si dedicava moltissimo al prossimo, addirittura era la colei che insegnava ai volontari in ospedale come approcciarsi al malato, sai, questo gruppo di volontari che assistono negli ospedali malati. Però lei si era accorta che pensava molto a tutti, in casa lavorava lei, il marito no, era disoccupato, e tirava sui figli, faceva tutto da sola, però per lei per sé non dedicava tempo, non aveva spazio. Comprese che questa malattia era venuta a dire che doveva cambiare qualcosa nella sua vita, doveva rimettere a posto qualcosa e cominciò a farlo, dedicò più tempo a se stessa, cominciò a pregare tutte le mattine e poi diligentemente, come gli era stato detto, ogni 3 mesi andava a fare questa benedetta ecografia al fegato. E ogni volta che andava si riduceva un pochino sta palla. Dopo 2 anni, riduci che ti riduci, la palla era sparita. E cosa dissero i medici? Non è possibile. Abbiamo sbagliato diagnosi. Considera che c'era TAC, c'era l'ecografia, c'era una biopsia epatica che diceva carcinoma indifferenziato. Però Figura. come la medicina moderna, invece di studiare questi casi che dovrebbero essere i più studiati al mondo, questi dovrebbero essere i casi da studiare veramente, non quelli di un concetto, di due o Assolutamente. tre. Invece io sono sicuro che tutti i medici nel cassetto hanno uno o due di questi casi, ma li mettono ben profondamente, li nascondono sotto il cassetto e non ci pensano più, li lasciano lì. Sono quelli che minano la struttura quadrata, no, della mente ancora oggi presente come impostazione medica. Oh, tra parentesi, la stessa signora, 15 anni dopo, mentre eravamo in studio, viene da me e mi dice: Riccardo, ho sentito che c'è un. Stamattina ho fatto la doccia, un nodulino alla mammella, mi dai un occhio? Un occhio, faccio un ago aspirato, ai ai ai, carcinoma della mammella. Conoscendo la storia prima, le dico: Ivana, ma che cosa vuoi che facciamo? Cioè, decidi tu, perché a questo punto, visti i precedenti, e lei mi dice: pensa alla saggezza, io sento, non mi ha detto io penso, ha detto io sento che questa volta devo fare un intervento, ma questo intervento deve essere fatto da ma mani amorevoli, quindi vorrei che me lo facessi tu. Io gli dico: Silvana, guarda, io da molti anni ormai mi occupo di chirurgia dell'intestino. Quando ero giovane facevo chirurgia della mammella a tutto spiano, ma adesso ho preso un'altra strada. Ti affido a qualche mio collega che è molto più esperto, che ne fa di più di me, più allenato. Lei disse: ma non se ne parla neanche. Io sento che tu devi fare questo intervento. Facciamo l'intervento andò benissimo. E lei disse: e dice con te. Ah, poi. L'oncologo le disse: devi fare la chemio e la radioterapia. E lei disse: io sento che la radioterapia può andare bene per me, ma la chemio non ci penso neanche, non la farò. Da un po' altri 20 anni, prima che venisse fuori il terzo tumore primitivo, anche qui la operammo, ma qui successe qualcosa. Lei capì che i suoi figli era diventato un peso per i suoi figli. E quindi non voleva essere un peso, e quindi resistette per parecchio, 2 o 3 anni ancora con questo tumore.
Poi un bel giorno mi disse: adesso per piacere portami all'hospice. Io ho detto: ma no, Silvana, tu sei sempre stata contraria all'hospice. Se ti porto all'hospice non va bene, tu non volevi andare all'hospice. Ti ho detto: portami all'hospice. La portai all'hospice, il giorno dopo era morto. Capisci? Quindi è vero che Incredibile. ascoltare i pazienti, non siamo noi a dover dare delle previsioni ai pazienti, noi dobbiamo ascoltare e imparare dai pazienti, sederci lì e ascoltare, che impariamo molto da loro. Lo credo profondamente. È proprio così. Bene, che ora abbiamo fatto? Ui, siamo già alle 21:42. Credo che tu abbia diritto a una cena a questo punto, dopo una lunga giornata di lavoro. Quale miglior conclusione di questo commento? Grazie alla mia malattia, 15 anni fa, ho avuto la fortuna di curarmi corpo, mente e spirito, avendo risultati ottimi di guarigione. E su questo messaggio io. Brava Maria Luisa, Bravo, congratulazioni. complimenti davvero. Per tutti noi. Ringrazio. Grazie, Riccardo. Grazie Daniele, ci hai fatto passare una bellissima serata, hai aperto un mare di mondo. Chiunque voglia contattarti ti trova, perché ormai in questo mondo non sparisce nessuno, quindi Daniele è disponibile per tutti quelli che lo vogliono consultare. Niente, a tutti i nostri telespettatori, sì, telespettatori, magari TV star, no, a tutti i nostri ascoltatori di Bridges of Light, un ringraziamento per averci seguito fino adesso coloro che l'hanno fatto. Un ringraziamento per averci visto, a coloro che vedranno le repliche, più avanti, e una buona notte a tutti quanti. Ciao. Grazie. Ciao, grazie.